La dermatologia e la chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera universitaria senese insieme all'ILT Siena, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, uniscono le forze e si mettono al servizio dell'Arma dei Carabinieri per una giornata di screening dermatologico per il controllo dei nei. L'iniziativa, in programma sabato 28 maggio dalle 8.30 alle 13.30, vede coinvolti circa 200 carabinieri, oltre che numerosi professionisti dell'AU senese e della LILT. La dermatologia, diretta dal professor Pietro Rubegni, e la chirurgia plastica, diretta dal professor Luca Grimaldi, mettono a disposizione i loro professionisti negli ambulatori situati all'83 piano meno 1, mentre per quanto riguarda la LILT le visite si terranno presso la sede dell'associazione in Viale Europa con i dermatologi della LILT. Ai nostri microfoni il professor Pietro Rubegni, direttore della dermatologia, e il professor Luca Grimaldi, direttore della chirurgia plastica della AU senese. Tutto questo si inserisce in una tradizione che Siena ha nella prevenzione dei tumori cutanei, siano essi melanomiche carcinomi, che purtroppo saranno la tragedia dei prossimi anni, perché voi sapete che il melanoma, che fa tanto chiasso, ha un'incidenza pari a 10 su 100.000 abitanti, di carcinomi si parla di 500 su 100.000 abitanti, cioè si parla di una persona su due over 70 che farà un carcinoma cutaneo. Quindi è fondamentale, diciamo, in questi casi fare una prevenzione ottimale. Noi a Siena siamo, diciamo, su questa tradizione piuttosto forti, perché abbiamo degli strumenti che in molte altre realtà non esistono, perché sono strumenti molto costosi, come la coerenza assiale tomografica, come alcuni, diciamo, strumenti che utilizzano la tecnologia laser per la diagnosi di queste lesioni. Quindi, e anche da un punto di vista chirurgico siamo molto coperti, perché noi abbiamo il master di dermochirurgia, quindi siamo famosi anche in questo filone, e in più abbiamo i colleghi della chirurgia plastica che ci aiutano a risolvere i casi più importanti, dove noi siamo senza dubbio in difficoltà rispetto a loro. Tutto questo insieme a un territorio, alla LILT, che da tanti anni si occupa anch'essa di prevenzione del melanoma, soprattutto del melanoma, e che collabora con noi da tantissimi anni. Quindi, diciamo, loro sono più capillari sul territorio, noi possiamo utilizzare, diciamo, degli strumenti in più in quei casi un pochino più complessi. Quindi in questo filone noi vogliamo incominciare a fare delle valutazioni in certi gruppi di pazienti o, diciamo, di soggetti che possano essere facilmente reperibili, in cui lo screening possa essere uno screening molto diffuso. E in questo senso mi sembra che sia giusto iniziare dall'Arma dei Carabinieri, che è molto motivata in questo tipo di prevenzione, ma siamo già aperti a tutte le altre armi da qui in futuro, quindi Esercito, Guardia di Finanza, e continuando invece poi quello che stiamo facendo con la popolazione, ovviamente, e quello che abbiamo sempre fatto, cioè una buona prevenzione ci fa risparmiare tanti tanti soldi e tanti disastri. Il significato di questa iniziativa è essenzialmente prevenzione per quelle patologie che molto spesso vengono in qualche modo sottovalutate e che sono praticamente i tumori cutanei. Noi abbiamo deciso di istituire questa giornata allo scopo di effettuare un vero e proprio screening in questa popolazione, nella fattispecie l'Arma dei Carabinieri, per poter mettere in evidenza laddove ci sono situazioni particolari di neoplasie oppure anche semplicemente di alterazioni a livello della pelle, situazioni particolari da monitorizzare o eventualmente per le quali bisogna prendere provvedimenti terapeutici. È chiaro che nella maggior parte dei casi, fortunatamente, si tratta di lesioni relativamente piccole, quindi i medici della dermatologia sono sicuramente molto più che mai accreditati per la terapia di questo tipo di lesioni. È chiaro che invece quando le lesioni cutanee da rimuovere raggiungono dimensioni particolarmente grossi, oppure quando si trovano in posizioni particolari, quindi a livello del volto mi riferisco soprattutto, entra in gioco la necessità di effettuare ricostruzioni delle aree trattate, perché le perdite di sostanza generalmente non possono essere risolte con una semplice sutura, ed è qui che entra quindi in gioco il ruolo del chirurgo plastico.
Ringrazio l'azienda ospedaliera universitaria senese e la LILT per aver accolto da subito la nostra richiesta. La prevenzione è fondamentale e organizzare queste iniziative di gruppo consente di monitorare lo stato di salute dei nostri militari e dei loro familiari, effettuandola dove dovesse sfortunatamente accadere una precoce diagnosi di patologie che tanto affliggono la nostra società, ha commentato il colonnello Nicola Ferrucci, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Ascoltiamo Gaia Tancredi, presidente della LILT di Siena. È una grande campagna di prevenzione quella che si svolgerà il 28 maggio, uno screening a tappeto destinato all'Arma dei Carabinieri del nostro territorio, uno screening sui NEI, quindi una campagna di prevenzione contro il melanoma, che vede unite la LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Siena, e l'azienda ospedaliera universitaria senese, con ben 11 postazioni fra l'ospedale, il nostro policlinico e la sede della LILT in Viale Europa 15. Quindi un grazie alla dermatologia diretta dal professor Rubegni e la chirurgia plastica diretta dal professor Grimaldi, e soprattutto un grazie sentito al professor Barretta, direttore generale dell'azienda ospedaliera, per averci consentito questa unità per una campagna così grande. E quindi grazie davvero a tutti i medici che si impegneranno, e soprattutto ai nostri medici, al dottor Nami e alla dottoressa Martini.